Grazie Presidente. Sì, in effetti oggi ci muoviamo come consiglieri da diversi schieramenti su questo argomento. Spero che poi anche consiglieri di altri schieramenti si attivino su questo importante argomento. Perché? Perché a Forlì, nella zona industriale di Coriano, circa 3 km dal centro di Forlì, sussistono due inceneritori. Uno è entrato in funzione nel 76, poi aggiornato nel 2009, di Era Ambiente, che brucia rifiuti urbani, e l'altro, quello di Mengozzi, rifiuti sanitari, è entrato in funzione nel 91. Quindi il comune di Forlì è sottoposto a queste due importanti e pesanti fonti emissive. Oggi la ditta Mengozzi ha chiesto l'incremento della portata oraria da 4.000 kg ora a 5.000 kg ora. Ci sono state diverse osservazioni presentate nel merito della procedura che riguardavano la richiesta di non aumento della portata, perché ritenuta anche già eccessiva, che corrispondono anche a una potenzialità annua già importante, già aumentata nel tempo. Obiezioni che si riferivano alla bassa temperatura dei fumi e al camino basso, quindi ha un'incidenza ancora maggiore di rischio di ricaduta degli inquinanti sulla vicina città densamente popolata, e altre che riguardano anche il sistema di configurazione del trattamento di rifiuti refuli, eccetera. Anche il Comune di Forlì si è attivato, si è fatto fare una consulenza esterna dal DICAM, dal Dipartimento di Ingegneria, ma alla fine di tutto ciò la conferenza dei servizi e ha non solo convenuto su tutte le richieste dell'azienda Mengozzi, quindi di aumentare del 25% la portata oraria, ma allargando anche lo spettro dei rifiuti inceneribili e concedendo alcune deroghe sul trattamento dei refuli. Il Comune di Forlì, anche lui, ha manifestato contrarietà a questo progetto, ma qui io sinceramente non ho capito se ci è o ci fa. Comunque diciamo che ha manifestato contrarietà. La conferenza dei servizi però ha ritenuto di non assumere come parere contrario quello del Comune. Adesso la palla arriva in Regione e voglio ricordare, come ho già accennato, che dove è insediato l'inceneritore di rifiuti sanitari è un'area fortemente urbanizzata, densamente popolata, e c'è anche una petizione firmata da più di 5.000 cittadini che si manifesta contraria a questo progetto di bonifica. Fra l'altro il caso, secondo noi, presenta grosse perplessità. ARPA, con la modifica che c'è stata, diventa quello che fa l'istruttore e diventa controllore. Stiamo andando in una direzione, come Regione, dell'economia circolare. Quindi non si riesce a capire bene dove andiamo a parare. Allora le chiediamo, Assessore, se non ritenga che non sia il caso di non assumere direttamente, senza muovere foglia, l'esito della conferenza dei servizi. Conferenza dei servizi che ha detto è ambientalmente compatibile, però ha anche rimandato alla Regione tutte le obiezioni del Comune di Forlì, che però non ha accettato. Quindi vi chiediamo cosa volete fare. Sì, grazie. La posizione del consigliere Bertani è nota alla Giunta perché è trasmessa dal tavolo delle associazioni ambientaliste del Comune di Forlì il 4 marzo scorso. Altrettanto noto è che la Giunta ha ben presente la situazione territoriale di Forlì, ove sono ubicati in stretta vicinanza due inceneritori, uno per rifiuti urbani e uno, quello in esame, per rifiuti speciali. Tanto è vero che la Regione ha siglato un accordo assunto con delibera di Giunta regionale 2161 del 21 dicembre 2015 con le amministrazioni territoriali ed ERA per consentire il solo trattamento di rifiuti urbani nell'impianto di ERA per massimo 120.000 tonnellate ed ha escluso, proprio per la presenza del secondo inceneritore di Mengozzi in tale impianto di ERA, l'arrivo di rifiuti extraregionali anche in caso di emergenze conclamate. La Giunta dialoga costantemente con il territorio e con il Comune di Forlì e proprio per questo sta effettuando le proprie verifiche per giungere al provvedimento conclusivo di via. Conferma il consigliere che il rapporto ambientale conclusivo della conferenza di servizi della procedura di via, sottoscritto in data 24 febbraio 2016, è stato inviato alla Regione Emilia-Romagna, con nota acquisita al protocollo del 9 marzo 2016, di cui i verbali delle conferenze di servizio sono disponibili in quanto atti del procedimento di valutazione ambientale. Posso confermare che il rapporto ambientale
risponde a tutte le tematiche inerenti la richiesta di miglioramento degli impianti di abbattimento e introduzione di flessibilità oraria del carico rifiuti proposta dalla società Mengozzi S.p.A. Il rapporto ambientale enuncia sostanzialmente che è stata respinta la richiesta di incremento orario, la potenzialità complessiva è rimasta invariata, si è concesso esclusivamente una maggiore flessibilità operativa del 20% a fronte di una significativa riduzione delle emissioni fino al 40%. Si introduce un sistema di controllo partecipato anche con l'università, che potrà intervenire di anno in anno sull'autorizzazione sulla base dell'effettiva efficienza dell'impianto. Detto questo, per quanto riguarda la decisione della Regione sull'istanza di VIA, si fa presente, come diceva il consigliere, che la legge regionale 13 del 2015 prevede espressamente, anche per i procedimenti già avviati presso le province e non ancora conclusi alla data del 1 gennaio 2016, il fatto che l'ARPAE svolga istruttoria, comprensiva della conduzione della conferenza di servizi per l'approvazione del progetto prevista dalla legge regionale 999. Il provvedimento di VIA, successivo alla conclusione della conferenza di servizi di VIA, deve essere approvato dalla Giunta regionale, deve prendere atto dell'istruttoria della conclusione dei lavori della conferenza di servizi, deve considerare le autorizzazioni già rilasciate dagli enti partecipanti alla conferenza e può richiedere una riconvocazione della conferenza dei servizi solo nel caso possano essere lesi interessi pubblici non presi in considerazione dalla conferenza di servizi stessa. Posso dunque confermare al consigliere Bertani che nelle prossime settimane daremo conto con il Comune di Forlì dell'esito delle verifiche della Giunta in atto, affinché siano assicurate tutte le risposte ai 5.000 cittadini della Regione firmatari, secondo un principio di responsabilità che la Giunta ha ben chiaro. Sì, grazie Presidente. Beh, intanto non parliamo oggi dell'inceneritore di Era, ma quello di Mengozzi. Inoltre, i documenti sui verbali della VIA, in realtà sul sito della VIA ancora non sono pubblicati. Io ho dovuto fare un accesso agli atti per averli. Quindi magari una maggiore rapidità di pubblicazione per tutti i portatori di interesse potrebbe essere importante. E il problema è questo, che ad oggi con questa modifica che abbiamo fatto, ARPA da una parte fa l'istruttoria e dall'altra parte poi rilascia le abilitazioni e dall'altra parte fa i controlli. Il Comune di Forlì, ma non è solo nel Comune di Forlì, si deve far fare una consulenza esterna. Quindi è come se non ci fosse, non sussistesse più questo rapporto di fiducia fra le varie istituzioni. E stessa cosa Imola, i cittadini si fanno le analisi per conto loro, perché non si fidano più di ARPA, c'è qualcosa che non funziona. Quindi su questo secondo me va fatta una riflessione, perché a me pare che qui siamo come nello spettacolo di Grillo, dove Grillo parla col suo ologramma e qui ARPA si fa le domande e si dà le risposte. Il problema è che quello di Grillo è uno spettacolo comico, qui il rischio è la tragedia perché andiamo a giocare sulla pelle e sulla salute dei cittadini. Quindi quello che vi chiediamo, adesso lei ci ha detto che lo state facendo, è di approfondire questa istruttoria, perché prendere e basta l'uscita di quella conferenza dei servizi secondo me non è sufficiente, anche perché noi facciamo sempre la figura di quelli che vogliono spegnere gli inceneritori, ovvio non abbiamo la bacchetta magica, ma noi avevamo proposto un piano di spegnimento, voi questo piano di spegnimento non lo volete neanche prendere in considerazione, ma dite spegneremo qualche inceneritore. Adesso da spegneremo qualche inceneritore a fare aumentare la portata ad un altro inceneritore, di strada ne passa, quindi vi chiediamo di riflettere bene, perché ci sono altre strategie, lo sapete, fra l'altro ad aprile verrà Paul Connect a Forlì, la invitiamo, assessore, lei, i suoi tecnici, a venirlo ad ascoltare, magari qualche spunto lo ricavate, ma quello che vi chiediamo è di ascoltare quei 5.000 cittadini e la domanda di salute di quei 5.000 cittadini, ma non solo di loro, perché non possiamo aumentare non la portata dell'inceneritore, ma il carico di rischi ai quali questi cittadini da 30 anni sono sottoposti. Grazie.